Vengono tutte dalla Valseriana le migliaia e migliaia di striscioni, di bandiere, di pannelli, di cui gli alpini bergamaschi hanno letteralmente tappezzato la città e la provincia in vista della adunata nazionale del 7, 8 e 9 maggio. La stoffa che è servita a confezionarli è stata fornita dalla ditta Sitip di Cene, mentre a Leffe, presso la ditta Gelmi, è stato svolto tutto il lavoro di stampatura. E proprio a Leffe siamo stati a visitare l'azienda Gelmi ed a parlare con una delle titolari. La nostra specializzazione oggi è quella di produrre tessuti stampati in digitale sublimatico ad altissima risoluzione, dedicati soprattutto al mondo pubblicitario. Quindi in concreto realizziamo bandiere, striscioni, tutto quello che può essere l'allestimento in tessuto per eventi e manifestazioni a livello pubblicitario. La Donata degli Alpini, sì, abbiamo lavorato bene in collaborazione anche con l'azienda Sitip di Cene. Grazie a loro che ha fornito, diciamo, la materia prima, quindi il tessuto, siamo riusciti ad evadere un ordine grandissimo con più di 100.000 bandiere stampate, tantissimi striscioni, siamo riusciti ad allestire tutta la Bergamasca per questo evento molto particolare, molto sentito, con bandiere, striscioni da 6 metri per 1, 8 metri per 1, teli per addobbare un po' tutta la città, insomma. Abbiamo visto le palazzine addobbate, le mura, eccetera, quindi siamo veramente molto contenti per questo lavoro. La signora non nasconde il legittimo orgoglio di aver contribuito in modo tanto importante alla buona riuscita della Donata Nazionale. Ed è vero che avete già in programma di fare lo stesso lavoro anche per la Donata di Torino? Beh, sicuramente sì, l'idea sarebbe quella. Visto che questo evento ci ha comunque lasciato un grandissimo entusiasmo e una grandissima soddisfazione per quello che siamo riusciti a fare, sicuramente punteremo anche alla donata dell'anno prossimo.